dici va bene, vado. Perché poi dobbiamo entrare qui? È tutto questo per me? Perché? Beh, perché oggi, Eugene, è il tuo vero compleanno. Davvero? Oh, wow! Questa festa è per me! Un'intera serata nella quale tutti si riuniscono per rendere omaggio alla mia esistenza! Oh, come ho vissuto tutti questi perché anni! Perché l'ho mandato via da neonato e la sua intera vita è stata una bugia. Dire la cosa giusta al momento giusto è un dono, papà. Beh, che entri la torta! E non per essere puntiglioso, ma c'è una candelina di troppo su questa torta. No, no, è giusto così. Hai un anno in più di quel che pensavi, Eugene. Evviva, un'altra sorpresa di compleanno! Sei troppo simpatica, ma devo dirti che ti sbagli. Io ho 25 anni, il numero di candeline su questa torta ne indica invece 26. Un anno di troppo. No, no, ne compi proprio 26 oggi. Già, proprio così, 26. Proprio 26 anni. Ha esattamente 26 anni. 26, sì, sì. Sì, 26. Ma smettete di dire la mia età ad alta voce! Eh? Felice 26esimo compleanno, Horace! Wow! Assurdo, ho un anno in più di quello che pensavo. Questo spiega tutte le rughe sugli occhi. Ho le zampe di gallina. Aspetta, perché non smetti di pensare alla tua età ed esprimi un desiderio? Forza. Beh, ho in mente almeno un desiderio che mi piacerebbe diventasse realtà nel prossimo futuro. Sai, per la prossima festa gradirei avere voce in capitolo sulla lista degli invitati. Se non vi dispiace, prenderò una fetta di questa torta. Che vuole? Perché presentarsi ora? È venuta per scusarsi o per combattere? Penso per combattere. Sì, tu. Dove sei stata finora? Sono stata a prendere ciò che mi spetta. Era ora che mi prendessi quel che mi spetta, non sei d'accordo? Credo che voglia combattere. Okay. Ho riflettuto su come ci siamo lasciate e la cosa mi rende molto triste. Oh. Anche a me, te l'assicuro, mi manchi molto, Cassandra. Voglio tornare a essere tua amica. Già, ognuna di noi vuole una cosa dall'altra. Il che mi porta al motivo per cui sono qui. Voglio che tu mi dia la pergamena. Io non lo farei, sai? Contiene le istruzioni per utilizzare il potere della pietra di luna e della goccia di sole. Restane fuori, Fitzherbert. Biondina sa pensare con la sua testa. Hm? Dammi la pergamena e io lascerò in pace Corona. Cassandra, non credo che... Oh, lo so. È difficile prendere decisioni se gli unici amici e consiglieri che ci restano sono ex galeotti e perdenti. Ehi, hey, noi non siamo ex galeotti. Tecnicamente non siamo mai stati condannati. Ti darò un po' di tempo per decidere. Goditi la festa, Fitzherbert. Giusto per essere chiari, è importante, non era questo il desiderio.